Gol, velocità e soprattutto tanto pubblico. La nona edizione della Dolomiten Cup non ha tradito le attese, offrendo agli appassionati altoatesini e non solo una settimana di grande hockey. Al torneo internazionale 2014 hanno partecipato 5 squadre. I Schwenninger Wild Wings di DL, i norvegesi del Lørenskog e gli svizzeri di seconda lega dell'EHC Olten si sono giocati l'accesso alle finali di domenica in un triangolare che ha visto la compagine tedesca allenata da Stefan Meyer chiudere al primo posto, seguita da quella scandinava ed infine da quella elvetica. Augsburger Panther e Ambrì Piotta hanno invece dovuto giocarsi, in uno scontro diretto altamente spettacolare disputatosi venerdì sera, i pass per la finalissima e per quella valevole per il terzo posto, con il team di DL, campione in carica della Dolomiten Cup, che ha superato i ticinesi per 4-3 al termine di una sfida dagli elevati contenuti tecnici. L'Ambrì Piotta, seguito a degna da 150 tifosi, si è preso la sua rivincita domenica nella sfida valida per il terzo quarto posto, nel corso della quale ha impartito una lezione abbastanza severa ai norvegesi del Lørenskog, sconfitti per 5-2. Protagonisti dell'incontro Alexander Giroux e Daniel Steiner, autore entrambi di una doppietta, come il canadese Wisei Rabbit, protagonista di entrambe le reti scandinave. A questo incontro è seguito quello che ha messo in palio il titolo della manifestazione, seguito da 1200 spettatori sugli spalti. Un derby tutto tedesco e nello stesso tempo un anticipo di DL tra Augsburg e Schwenningen. A spuntarla sono stati Panther, i quali hanno costruito il loro vantaggio nella prima frazione grazie a Connolly e Da Silva. Mentre sull'altro fronte ha risposto Schlager al termine di un contropiede concluso nella migliore maniera possibile. A chiudere il match ci ha poi pensato un altro sigillo di Dan Da Silva nel terzo periodo. Per gli Augsburg Panther una vittoria di prestigio che segue quella di 12 mesi fa, ottenuta sempre sul ghiaccio della Würth Arena.